Comandi, capitano! È arrivato? Signor sì, signor capitano! L'hanno portato nella stanza degli interrogatori. È sveglio? E più o meno. Che vuol dire più o meno? Lei gallari! È che sembra sveglio, non gli hanno ancora tolto la benda dagli occhi. Continua a dire solo... Si metta kawaii! E... Onorevole pecorella smarrita! Secondo me il sedativo gli ha fuso un po' il cervello. Va bene, d'accordo. Adesso ci parlo io. Signor te, signor capitano! Signor John? Ma come cazzo l'avete pensato? Non siamo stati noi, era già così quando l'abbiamo portata. Liga Mari, parli forte, non la sento! Quante volte gliene devo dire? Signor te, signor capitano! Mi scusi, signor capitano! Il sospettato versava già in queste condizioni quando è stato prelevato, signore! E non potevate slegarlo? È che non si riusciva a togliere le manette, allora l'abbiamo portato così com'era. Potevate segargli le mani? Onorevole pecorella? Sì, ci abbiamo pensato, ma l'ordine era di consegnarlo proprio integro, proprio... va bene, appuntato. Gli toglie il cappuccio. Signor te, signor capitano! Ehi, e voi chi siete? E dove avete portato me? Perché? L'uscite? Spendatolo il defaitis pieve con impressione itterogrunnica. Ehi, voi chi siete? Dove mi avete portato? Dov'è professor Geppetto De Falchis? Il capitano Galeazza, Arcangela Felice, Assunta Servelloni, Mazzanti viene dal mare, chiede dove si trovi il professor De Falchis Giuseppe, detto Geppetto, presunto padre del sospettato. Ma come presunto padre? Chi è Geppetto? Il De Falchis finge di non conoscere il padre. Ma come il De Falchis finge di non conoscere il padre? Mio namai, non è De Falchis! Il De Falchis sostiene di non chiamarsi De Falchis. Liga Mari, mi ha già rotto tre quarti di cazzo! Nonostante appaia... Nonostante appaia impossibile, il capitano Galeazza, Arcangela, Felice, Assunta, Servelloni, Mazzanti, Vien dal mare, dichiara che i propri genitali esterni sono prossimi allo sfondamento. Venga mai, sto parlando con lei, mette gatto! Signore, signor capitano, mi scusi, signor capitano! Assumi, Maselli, ma che cazzo siete voi? Zitto tu! Zitto tu, pervertito! Cos'è quella roba che hai attaccato ai capezzoli? Mogliette. Dove si nasconde tuo padre? Mio padre è morto quando io ero con lui. Basta, non so dov'è, ha detto che è morto. Dove si nasconde tuo padre? Dove si è nascosto per tutti questi anni? Nello stesso covo di Bovari, dove abbiamo trovato te! Wakari Masen! Io non so neanche chi è mio padre. Liga Mari, vada a prendere i ferri. Pare che voglia fare il difficile. Capitano, ma se davvero non dovessi saperlo? Si fa presto a scoprirlo. Sa, ho notato che le persone diventano molto più comunicative una volta tolta la pelle, specialmente se hai una saliera in mano. Però, bravo, capitano! Che schifo! Una schifosa! No, Rosso!
Silenzialis, no. Va bene, andiamo. Ma con te non ho ancora finito. Da questa parte, capitano! Ah, certo, ma te, chiudi anche me. Io non voglio dirti che noi siamo un gruppo di orgoglio di vero Giappone. Noi stiamo lottando per sconfiggere il governo di mondo e portare pace. Ma per questo ci servi tu. Ma ora non ho tempo per bura bura. Kimiko. Hai Kenjiro-sama. Ti aggiungo a seguire.